Dopo due guerre mondiali, anzi oserei dire tre, visto che tantissimi paesi del mondo che non conta sono ininterrottamente in guerra da decenni, è possibile che i paesi occidentali industrializzati non abbiano capito che la guerra fa male a tutti, a tutta l'umanità, a chi la subisce e a chi la provoca? La verità è che il benessere del mondo è concentrato nelle mani di poche persone, pochi paesi, pochi individui che da secoli si contendono le ricchezze di questo pianeta a discapito della maggioranza del resto del mondo che in realtà è quello che produce questo benessere. La verità è che c'è un conflitto in corso da decenni contro i più deboli, i più poveri, le nuove generazioni che rischiano di non avere un futuro. Vi do un esempio di questa ingiustizia di questo egoismo dei paesi più ricchi. La Gran Bretagna, uno dei 10 paesi più ricchi del mondo, si sta preparando a delocalizzare in Ruanda, uno dei 25 paesi più poveri del mondo, con la densità più alta, quindi non hanno anche un posto dove portare questi migranti, quindi si stanno preparando a delocalizzare i migranti africani soprattutto in Ruanda. Questa è una cosa inaccettabile. Ecco, quindi pensiamo che serva veramente una rivoluzione, serva un cambiamento ed è per questo che abbiamo camminato con tantissimi bruchi, quindi la marcia dei bruchi, perché così almeno, soprattutto i giovani, che capiscano un po' queste questioni, che magari insieme possiamo cambiare le cose, trasformarci proprio come i bruchi in farfalle e trasformare il mondo. Ecco, grazie mille e mi raccomando, il cambiamento è possibile, però ci dobbiamo lavorare da oggi. Grazie, pace, pace, pace.